Lì c'entra più l'uomo che l'attore o più la donna che l'attrice, nel senso l'Antonelli che lasciò il detto, lasciò scritto, se mi succede qualcosa, quando capiva che i suoi giorni stavano finendo, forse si era trasformata completamente, disse: avvertite Nino Banfi se mi succede qualcosa. Ecco perché mi chiamavano all'improvviso, io stavo a Milano, ho fatto il tempo a vederla, però. Chi è che non era innamorato dell'Antonelli, degli attori che hanno lavorato con lei? Io ho fatto un film, stranamente facevo un personaggio che era il produttore di orecchiette già confezionate col sugo dentro, eccetera, eccetera. Chi mai avrebbe previsto allora, parliamo di quasi 40 anni fa, 35 anni fa, che poi avremmo aperto un'orecchietteria a Roma dove si faccia bene le orecchiette? Mai. Però l'argomento nostro, pugliese, sempre quello è stato. Ho insegnato a Laura Antonelli a parlare un po' con l'accento nostro. Poi l'ho aiutata quando era nel periodo che stava inguaiata per queste cose, gli avevano venduto tutti i gioielli che aveva per pagare gli avvocati, perché avevano detto che lei era trafficante di droga, invece penso che la usasse solo per lei, non lo so di preciso perché. È un argomento che a me ha sempre poco interessato. Io un giorno dicevo per scherzo: voglio fare un film da vecchio che mi devo sfogare, ma voglio Drughè, voglio 11, 12 qualità di droga, tutti insieme, facciamo un minestrone, perché non ho proprio idea delle cose. Quando sentivo che qualche collega mio ci cascava, ci rimanevo male e mi mettevo da parte. Sai quante volte la sera, dopo un po' che stai a chiacchierare, ceni, bevi un po' di più con gli amici, vedevo che era il momento che loro volevano fare alcune cose che sapevano che io non facevo. E allora cominciavano a fare: beh, si è fatto tardi per vedere il corso del resmo, io capivo l'antifona, dicevo: oh, è il caso di porca puttana, oh, porca, mi sono ricordato che la crema. Domani mi devono svegliare alle 6, alle 7. Ciao ragazzi, mai una volta ho trovato uno che mi ha detto: Nino, fermati ancora un po'. Ciao, buonanotte, buonanotte, salutami a casa, Lucia, perché poi facevano alcune cose che facevano. L'Antonelli ci cascò a fare queste cose. Però io sentii il bisogno di aiutarla finanziariamente quando era alla fine. Poi lei, io dicevo: Laura, ma ti posso venire a salutare? No, Nino, tu mi devi ricordare come 15 anni fa, quando abbiamo fatto il film insieme, diceva: allora, perché deve avere un bel ricordo, finché un giorno io dissi: senti, io devo andare in Argentina a fare una fiction. Vengo da te a Cervete, che dove abitava, così ti do quell'aiutino che tu sai che ti do volentieri, e poi parto, poi non lo posso mandare, se no come ti mando le cose, a chi le do? E va bene, Nino, vieni, e per me fu una botta al cuore che me la trovai ingrassatissima, tutta diversa, sfigurata, che l'avevano sbagliata a fare i ritocchi, vestita con un saio, ingrassata di 20-25 kg, il crocifisso di legno come una suora. Poi mi fece vedere il lettino della sua stanza, l'armadio, con la pasta che mandava la parrocchia, queste cose. Laura, ma così è la situazione qua? Eh sì. E quanto prendi di pensione? 500 euro al mese, non mi bastano neanche per le sigarette, disse lei. E allora io scrissi, mi ricordo, una lettera al ministro di allora, non mi ricordo chi era, Berlusconi, che era presidente del Consiglio, dicendo: non è giusto che un'attrice così famosa, c'era la legge, non mi ricordo, che dico: se quella legge lo permette, fate qualcosa, non l'avessi mai fatto, perché poi tutti quelli, per esempio, del circo: ah, Laura Antonelli perché è una tua amica, e noi, e quegli altri dell'opera, i coristi. Allora mi sono tolto di mezzo, ecco perché poi lei lasciò quel biglietto. E sono andato lì quel giorno, solo io e il fratello del Canada eravamo. Vabbè, ma io sono fatto così come uomo, non ci posso fare niente, oltre che come attore, io sento il bisogno, se no non sarei ambasciatore UNICEF da 22 anni. Adesso, ma anche membro dell'UNESCO, a proposito devo dire a Di Maio di cambiarlo questo termine, membro non mi piace assolutamente. Diciamo commissario.